Progetti web che funzionano. Il libro di Davide Lugli, Carpigiano, indaga le basi del successo dei progetti online. Sulla base di tre assiomi, contenuti, connessioni e misurazione, che prescindono dall'evoluzione tecnologica, viene chiarita la natura profonda del web. L'obiettivo è quello di dare valore ai progetti stessi, intermediando direttamente il rapporto con la rete, non lasciando tale compito unicamente ai social e alle grandi major del web. Davide Lugli, Carpi. Davide Lugli, autore di, ce l'abbiamo qui sotto, in realtà la camera non lo vede, ma l'abbiamo qui sotto e qui davanti, di progetti web che funzionano. Esatto. Che cosa racconti in questo libro, che è il tuo primo libro, anche se nel settore operi già da tempo? Sì, sono 15 anni ormai che faccio questo mestiere. Beh, ho cominciato a fare lo sviluppatore, quindi realizzare tecnicamente siti per internet. Poi mi sono specializzato nel tempo nel mondo dell'e-commerce e poi ho continuato con diverse società fino ad arrivare oggi nella mia azienda, in cui mi occupo di raccogliere dati online e prezzi online da tutto il mondo. Quindi diciamo lavoro completamente da sempre dentro Sì, il web. sempre. La cosa incredibile è che io mi sono iscritto in Ingegneria Informatica a Parma il giorno in cui il web è arrivato in Italia, quindi era un segno del destino. Esatto, era. E ha ancora senso parlare di web oggi e di siti web che devono funzionare? Ha molto senso, ha molto senso. Il motivo principale per cui ho scritto questo libro, che ovviamente le librerie online sono piene, no, di manuali tecnici sul web, ci sono testi bellissimi che parlano del web dal punto di vista filosofico, altri dal punto di vista tecnico, altri ancora dal punto di vista specifico su alcuni ambiti come l'e-commerce, i social network, la comunicazione digitale, la scrittura, l'uso di alcune piattaforme come WordPress, PrestaShop o altri sistemi che si usano oggi per sviluppare. Però non ho trovato in Italia, all'estero, un libro che parlasse del web a 360 gradi in profondità. Tutti libri molto tecnici e specifici, e i libri tecnici specifici per come è fatto il web tendono a diventare obsoleti in poco tempo. A casa avrò 100 libri che parlano di web, e se li riprendessi adesso in mano sarebbero tutti pieni di informazioni inutili, perché il web intanto è cambiato e continua a cambiare. L'esempio tipico in questo caso è cosa succede in un secondo sul web. In un secondo sul web, su Google fanno 55.000 ricerche. Amazon fa 300 ordini. In un secondo sul web vengono venduti 15 computer. Questo mondo che noi non possiamo neanche immaginare, perché in un'ora di web non basta una vita per poterla assimilare, contiene un valore, contiene un'incredibile potenzialità per noi come esseri umani. Quindi collegarci bene col web, capire profondamente cosa il web può fare per noi, è fondamentale. E quindi ho voluto scrivere un libro che parla un po' di tecnologia, ma soprattutto parla del web dal punto di vista del contenuto, della sua forma, del suo perché. Ecco, quindi come si fa a superare, diciamo, questa enfasi che continuamente ci viene anche, come dire, posta un po' sull'aggiornamento delle tecnologie e invece, diciamo, sui contenuti che nel tuo modello in qualche maniera devono prevalere? Questa è la domanda che mi sono fatto qualche anno fa, e io ho realizzato più di 400 progetti per il web, quindi ne ho visti di tutti i colori. Alcuni hanno funzionato, alcuni non hanno funzionato, e ho capito che il motivo per cui funzionavano o non funzionavano non dipendeva dal budget o dall'idea o dal team, ma dipendeva da qualcos'altro. Questo qualcos'altro è il motivo che mi ha spinto a scrivere il libro. E che cos'è alla fine? È la parte del web che non cambia. C'è una parte del web, una specie di spina dorsale del web, che in realtà in tutti questi anni, in questi 30 anni, non è mai cambiata. E io l'ho divisa in tre parti, che ho chiamato assiomi. Questi assiomi sono gli elementi su cui ruota tutto il resto. Cambia la tecnologia, diventa mobile, diventa social, cambiano i motori di ricerca, cambiano i domini, cambiano le aziende che ci lavorano, cambiano i servizi, cambia tutto, ma queste cose non cambiano mai. E quindi, se uno costruisce un progetto web basato su questi elementi che non cambiano, sicuramente il web lo premia. Quali sono, a questo punto domanda sorge spontanea, quali sono questi tre elementi? I tre elementi sono semplici, sono intuitivi, quindi se uno usa molto il web a un certo punto ci arriva anche da solo. Il primo è il fatto che il web è composto da tanti contenuti interconnessi, quindi se io voglio fare un bel progetto che funziona, i contenuti che scrivo io devo essere bravo a collegarli con contenuti che possono valorizzarli.
La seconda parte è che io non posso duplicare contenuti sul web. Se io duplico un contenuto, perdo una delle parti fondamentali del web, che è la sua interconnettività. È molto meglio, invece che rispiegare per l'ennesima volta un concetto, collegarsi, che il concetto lo conosce meglio di me. Questo rimpallo di connessioni crea dei testi condivisi, infatti si chiamano ipertesti, non per niente, perché sono collegati come autostrade in maniera molto comoda e molto pratica, e aumentano il valore. Il terzo elemento, il terzo assioma che io descrivo nel libro, è il fatto che il web è un servizio di internet, internet è un prodotto digitale, le cose digitali possono essere misurate e quindi il web è completamente misurabile. Se non misuri quello che fai online non puoi estrarne valore. Concetti che sono molto chiari, come dire, che possono anche apparire banali, ma prima mi raccontavi ci sono siti anche importanti che in realtà non seguono per nulla questo tipo di traiettoria di indicazione. Non penso che esista una disciplina che si chiama storia del web ancora, probabilmente tra qualche anno anche l'università nascerà qualcosa di simile, perché il web è una specie di inferno dantesco in cui ci sono persone che si dividono in gironi, muoiono, ritornano sulla terra, è incredibile. Se pensiamo che i primi motori di ricerca tipo Lycos, Alta Vista, che noi in Italia ricordiamo, io te ricordiamo sicuramente, esatto, magari i più giovani non lo ricordano, non esistono più, eppure erano siti che cubavano migliaia e migliaia e migliaia di ricerche al giorno, che potevano, avevano in mano fondamentalmente il monopolio del web al tempo. Oggi sono stati disintegrati e continuano a nascere e morire aziende che si interscambiano. Fa capire quanto è volubile il media, se non ti ancori profondamente al media stesso. Al contrario, le aziende che si collegano bene al web, Google, Alphabet per esempio, ma anche Facebook, Amazon, che poi sono le top 5-6 aziende del mondo in assoluto, battono le aziende petrolifere, battono le aziende di la Johnson & Johnson, la Coca-Cola, la Disney, sono al 30° posto, quindi sono molto sotto, e sono riuscite a prendere questo potere perché intermediano noi, quindi l'umanità, con il web. Se noi riuscissimo, dobbiamo riuscirci, perché altrimenti il web diventa di proprietà di qualcuno, a superare questa intermediazione, quindi fare uno sforzo di diventare noi consapevoli e utilizzatori del web reale, e allora estrarremo ancora molto più valore di quello che stiamo facendo adesso, in cui ci affidiamo invece nelle mani di aziende private. Perché sotto, diciamo, questo modello ci sono poi implicazioni che tu racconti anche di natura economica. Assolutamente. Tutte le metriche del web sono diverse dalle metriche dell'economia normale. Una libreria come siamo adesso vive in gran parte per la posizione geografica. Quindi sono in centro, sono in periferia, sono in una città grande, in una città piccola. E nel web queste cose non esistono. Le stesse aziende, questa è una cosa molto interessante, che si valutano in borsa, perché Facebook è in borsa, Amazon è in borsa, utilizzano dei parametri per autovalutarsi che decidono loro, i KPI, come si dice nel mondo delle startup e del mondo digitale, sono elementi di valore, quindi quante visite ho, quante vendite faccio, e quante condivisioni faccio su Facebook, che tecnicamente hanno deciso le stesse aziende che sono quelle che hanno creato l'elemento, quindi è una specie di auto, di cane che morde la coda, che le valuta, ma in realtà le valuta su degli elementi che sono totalmente aleatori. Il web è già passato attraverso alcune bolle. Nel 2001 c'è stata la bolla del dot-com, in cui tantissime aziende sono esplose perché avevano delle valutazioni completamente irreali, stipendi folli, previsioni che non erano assurde. Si è rimesso un pochino in sesto, adesso è un po' più connesso all'economia reale, non solo alla finanza, però in realtà il web in questo momento è quasi di proprietà di 4-5-6 aziende, bravissime, che danno servizi meravigliosi, gratuiti, quindi voglio dire sono molto utili, perché fare una ricerca su Google è imprescindibile oggi se voglio trovare qualcosa, dal ristorante a un libro da acquistare, però sono aziende private. E quindi prendere un media come un servizio, internet come il web, che è di tutti, che è gratuito, che è potenzialmente meraviglioso, e darlo e regalarlo a un'azienda privata, secondo me è uno sbaglio. Parlare di web oggi si confonde o diciamo viene addirittura soverchiato dai social. Oramai diciamo nel rapporto di tempo che dedichiamo alla nostra navigazione, probabilmente la maggior parte del tempo, e poi se ci abbassiamo con l'età a questo momento ancora, viene dedicato ai social. Ecco,
il meccanismo che ci raccontavi, come si integra con questo nuovo meccanismo di fruizione della I social della rete? Sono stati bravissimi, in particolar modo Facebook, ma in realtà quando Facebook è emerso nel 2006 c'erano tanti social concorrenti a Facebook, quindi come nell'ecologia una specie dominante è riuscita a uccidere le altre, a prendere il possesso del territorio, in questo caso un metaluogo che è il web. E i social sono fondamentali perché hanno permesso di rendere una cosa complessa nel web, che è quello di creare una connessione, complessa per modo di dire, perché si fa con una piccola parola chiave che tra l'altro è là, che è il simbolo della copertina del libro, e hanno reso, hanno astratto il bisogno di mettere questo piccolo collegamento nelle pagine. Semplicemente su Facebook si entra, si scrive un testo e ci pensa Facebook a ordinarli e collegarli tra di loro, questi elementi. Quindi ci hanno dato modo di fare un pochino meno fatica, ma a casa loro. Quindi noi usiamo Facebook perché è facile collegare persone. E oggi sono qua anche perché su Facebook ho fatto la promozione, mi sono certo. Fatto conoscere ovviamente, se no non lo sfrutto a mio vantaggio. Ma la cosa importante da imparare fin da quando si è piccoli, soprattutto chi nasce nel mondo digitale di oggi, è che io devo usare questi strumenti qua per il mio valore, non per il valore di Facebook. Se io non mi rendo conto che ogni volta che faccio qualcosa, posto un'immagine, scrivo un tweet, faccio una ricerca su Google, non mi rendo conto che sto dando valore a queste aziende e sto lavorando per loro gratis, sono uno schiavo. E quindi diciamo poi seguire la logica ad esempio di linkare dei contenuti che già ci sono in realtà genera anche un circolo virtuoso rispetto ai contenuti che noi stessi produciamo, e questa cosa si è probabilmente un po' negli anni si è molto persa. Si è persa perché la prima pagina web di Tim Berners-Lee, che è del 1990, era completamente piena di iperlink, quindi questi collegamenti che passano ad altri siti. Quindi mentre Tim Berners-Lee scriveva una pagina, nella sua testa diceva, quando parla di un concetto che la pagina non è spiegato, io lo collego a un'altra pagina che spiega bene il concetto. Le connessioni devono sempre amplificare la parola da cui partono, ovviamente. Questa cosa qua si è persa, perché se vedete la pagina di un giornale qualsiasi online oggi non troverete neanche una connessione. Non c'è nessuna connessione che porta da un'altra parte, perché il web è stato un po' assorbito dall'economia. Nell'economia io ho bisogno di tenere le persone dentro il mio sito, fargli vedere la mia pubblicità, e quindi non voglio che escano. Ma se io non faccio uscire le persone non torneranno neanche dentro, e quindi si creano, certo, dei compartimenti stagni che sono decisi da chi? Da Google, da Facebook, da Amazon. O magari, voglio dire, poi dovrò investire un sacco di soldi in posizionamento sui motori di ricerca quando potrei farlo, diciamo, a costo quasi zero. Bravo. Le nostre aziende, quindi parliamo prima di tutto delle aziende italiane, sono pronte a questo tipo di ragionamento, e c'è un meccanismo che in qualche modo cerchi di suggerire per applicare questo concetto? Purtroppo no, e mi dispiace molto, però basta fare un giro davvero nello scaffale delle librerie e vedere i testi informatici, sono tutti posizionamento su Google, successo con social network, vendere su Amazon, scrivere bene per il SEO, usano tantissimi termini tecnici che sono importanti ovviamente, ma sono tutti sulle spalle dei giganti. Finché lavori sulle spalle dei giganti, il gigante cresce di dimensioni. Invece bisogna tornare un pochino a scoprire che cos'è il web. Infatti i progetti web che funzionano, in realtà è un titolo un po' ambiguo, perché sembra che sia un progetto, sia un sito web tecnico complicatissimo. Ma qualsiasi cosa è un progetto web. Una pianificazione di una vacanza sul web è un progetto web. Progetto web che funziona vuol dire qualcosa che io faccio con il web che mi dà valore, da cui riesco a estrarre valore. Ecco, tornare un pochino a lavorare su una cosa che fortunatamente i suoi ideatori, perché non era solo Tim Berners-Lee ma anche altri, hanno donato, perché erano dei ricercatori del CERN, hanno donato all'umanità, dovremmo cercare di sfruttare quello e costruirci sopra dei gran castelli, non i castelli sopra aziende private, perché altrimenti chi possiede il terreno poi alla fine è quello che porta a casa l'affitto. Che ci guadagna. Sì. Benissimo, grazie mille, complimenti David. Grazie mille, grazie a te e grazie a voi.